Ci sono di quei test impossibili! Impossibili! Ciao a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana e con il mio capellino da 50 centesimi vi auguro la connessione del puro connessionato, che ovviamente verrà ottenuta solo iscrivendosi a questo canale e attivando la campanella per non perdersi tutti i video e tutte le live di questo canale, ma che tanto si sa che YouTube, essendo buggato, non vi manderà mai la notifica lo stesso, quindi anche se attivate la campanella non vi manderà le notifiche lo stesso. Ma voi fatelo comunque, eh? In questo video andremo a valutare la nostra conoscenza di Fortnite facendo un test super fighissimo su un sito molto particolare che chiaramente troverete in descrizione se anche voi stessi volete provare questo sito. Quindi arriviamo subito a 5000 like per questo video. So che sembra impossibile, anzi so che è impossibile, ma noi ce la possiamo fare perché siamo dei veri connessionati. E vi ricordo ancora una volta di iscrivervi e di attivare la campanella. Detto ciò, buona visione! Ed eccoci qua proprio su wearingfortnite.com. Come funziona questo gioco? Praticamente noi abbiamo tre opzioni che possiamo scegliere: una su modalità normale, una modalità hard, quindi difficile, e una modalità notte, quindi tutto però di notte. Ora vi spiego come funziona il sito. Noi dovremo andare a valutare la nostra conoscenza di Fortnite dimostrando di sapere in che luoghi ci troviamo in ogni momento. Quindi proviamo un attimo la normal mode, giusto per farvi capire un po' come funziona. Allora, per esempio, ecco, noi abbiamo questo, possiamo girare tutto intorno e sulla mappa dobbiamo segnare con quanta più precisione possibile dove ci troviamo. In questo caso io so che ci troviamo a Yemen. E per la precisione, vediamo un po'. Ah, tra l'altro in questa modalità normale non abbiamo neanche il tempo, ma lo sto facendo giusto per farvi vedere. Comunque è semi palese che ci troviamo bene o male da queste parti. Quindi secondo me ci troviamo qua, o qua o qua, ma penso più qua. Quindi make guess. Attenzione, ero 13 metri dalla locazione corrente e ho fatto 487 punti. Next round e così via. Questa chiaramente è la modalità semplice, la modalità normale dove abbiamo tutto il tempo. Ah, questa è la base di Omega. È proprio la base di Omega, allora è questa qua. Oh yes, signori, come faccio a non riconoscere la base di Omega? Dovrei essere proprio pazzo. Infatti ero 4 metri dalla giusta locazione. Ci sta, vedete che sono proprio un pro player di questo gioco. Questa è la discoteca di DJ Yonder, chiaramente, ed è chiaramente in questo punto qua. Anzi, anche più, eccolo qua. Attenzione, come 14 metri? Cosa? No, scusa, cosa? Cosa? Questi sarebbero 14 metri. Boh, vabbè. Ah beh, Parco Pacifico tutta la vita. Sì, raga, veramente questa modalità è super facile probabilmente. Ci troviamo esattamente al centro del campo, quindi piazziamoci al centro del campo, 2 metri dall'esatta locazione. Vabbè, chiaramente è un po' approssimato. Dentro il coso al centro di boschetto questo qui. Signori, ma le so tutte, non si ferma un attimo. Dovete provare assolutamente anche voi per vedere subito se riuscite a beccare le cose giuste come sono. C'è dai. Ma chi vogliono prendere in giro? Io sono il sapientone. Attenzione, siamo round 8 su 10. Ok, questo siamo a Land Letali, esattamente dentro la casa, esattamente qui. Make West. Sì, infatti. Signori, non ne sbaglia neanche una. Ultima, vediamo, magari questa è più difficile delle altre. Pff. Ma va, è facilissima, esattamente qui. Da queste parti qua. Penso sia qui in mezzo, comunque da queste parti. Ah, qua 81 metri. Vabbè, devo concentrarmi un po' meglio, ma comunque sarebbe stata facile. Signore e signori, round 10. Bisogna capire dove siamo qua. Ed è palese che siamo in questa casa qua, esattamente qui, infatti 5 metri. Show result, signore e signori, 4816 punti. Quindi mettiamo Octi PFI. 4816 punti. Provateci anche voi nella modalità normale, fatemi sapere dove arrivate. Chiaramente io l'ho fatto molto veloce, non cercando di essere super preciso. Sarei potuto essere molto più preciso di così, ma vabbè. Quindi play again. No, niente play again. Torniamo nella pagina normale. Adesso proviamo a fare la modalità hard mode. Proviamoci. Questa modalità mi sembra che... Ah, ok, questa modalità non è a tempo, però può essere anche a tempo. Ma vabbè, allora, e in questo so benissimo dove siamo, ci troviamo esattamente nella... in questa casa qui.
esattamente in questa casa qui. E signori e signori, 12 metri dall'esatta locazione. Lo so, sono un genio. Cioè, sono un genio, sono un genio. Ci troviamo esattamente vicino al ponte, questo qui. Circa dove. Allora, dove c'è questa casetta qua? Circa. Quindi, probabilmente quello è il posto esatto. 34 metri. Vabbè. Comunque, molto vicino, molto vicino. Cioè, 34 metri in realtà sono anche tanti. Però sulla mappa lì sono pochissimi. Ah, qua devo assolutamente girare perché ho capito dove siamo. Siamo esattamente qui, dove finisce il tutto. Esattamente da queste parti qua, infatti. Signori, non mi ferma nessuno. Qua siamo vicino a spiagge snob, secondo me. Sì, infatti, infatti. Siamo vicino a spiagge snob, esattamente tra queste due case. Signori, questo dimostra quanto sono sapiente di Fortnite. Assolutamente le casette vicino a Corso Commercio e Borgo Bislacco. Ed se dobbiamo dirla tutta... Oh, ah no, ok. Questa volta ho sbagliato di primo impatto. Però è questa... No, non è questa, è questa qui. Oh yes, infatti. Qua siamo vicino, guarda, qua non devo neanche muovere perché la so di per certo. Siamo esattamente qui. Allora, dov'è il ponte? Ok, questa è la casetta del ponte e noi siamo esattamente lì. 20 metri, ma cosa che ero lì? Comunque sì. Siamo vicini. Qui è la casetta sopra Borgo Bislacco. Ma ragazzi, ma le so tutte. Ma provateci anche voi veramente. Perché, boh, siamo round 8 su 10. Qua devo girare, ma avevo già capito dove eravamo. E infatti siamo esattamente qua sopra tra questi alberi. Infatti, signori, signori, non mi ferma niente. Non mi ferma niente. Qua siamo dove c'era Hogwarts una volta. No, invece ho sbagliato, invece ho sbagliato. Non siamo dove c'era Hogwarts, siamo invece da questa parte qua. Mi sembra proprio... Cosa? Cosa? Questa volta ho sbagliato. Ho sbagliato questa volta, ho proprio sbagliato. 502 metri, lontano, 0 punti. Ah, qui è... questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Ah, qua ho capito benissimo dove siamo. Siamo esattamente in quest... Dov'è la casetta diroccata vicino? C'è una casetta diroccata da queste parti. Signori e signori. Allora. Esattamente siamo qua. Anzi, più esatto. Signori, cioè, show results. Signori, 4361 punti con un fail assurdo di uno che praticamente era distantissimo da dove avevo postato io. Proprio dall'altra parte della montagna, quindi vabbè. Però provateci anche voi. E per finire andiamo a provare la modalità di notte. La modalità di notte deve essere qualcosa di difficilissimo e di impossibile. Ma anche questa volta voglio che ci proviate, che mi facciate sapere quanti punti avete fatto. Tra l'altro c'è il tempo. Quindi devo tenere premuto F per attivare la luce. E guardate quanto poco tempo a disposizione c'è. Comunque siamo esattamente da queste parti. 215 metri, vabbè, comunque ero lì. Chiaramente col poco tempo a disposizione. Che cavolo? Dove siamo qua? Ma che... Dalle parti di Montagnole maledette. Dai. No, vabbè. Però comunque 0 punti. No. Questa modalità è proprio impossibile. Questa è proprio da esperti. Sì, vabbè, ma non posso... da queste parti della mappa. Da queste parti della mappa. Da quelle parti... Sì, vabbè, però era da quelle parti della mappa. Accidenti. Vai. Ah, questo è pinnacoli pendenti. Questa è facilissima. Esattamente qui. Infatti qui... Oh, per una volta l'ho beccata proprio subito. Istantaneo. Ah, il centro sportivo commerciale, questo qua. Ok. Come 150? Vabbè, ma io non le piazzo proprio esattamente nel punto. Ah, tra l'altro la luce si ho capito come funziona. Allora, aspetta, cerchiamo di capire. Questo posto è esattamente qui. No, però, raga, cioè... Che? Ok. Cosa? Era dall'altra parte. No. Sono ignorante. Ok, questo l'ho capito subito. Dov'è? Qua dovrebbe esserci un ponte da queste parti. Eccolo qui. Dovremmo essere qui. 140... ma che... Ma veramente i metri che segna non sono corretti. Perché io sono bene o male... Il tronco spezzato... Ok, ho capito dov'è. Il tronco spezzato è da questo... Eccolo qua, infatti. Infatti, un metro, è la cosa più vicina che io abbia mai fatto, un metro solo, boh, assurdo. Ok, round 9 su 10, vediamo un po', signori, ok, ho capito dove siamo, è dove c'è il plane schiantato, che è circa da queste parti qua, infatti.
18 metri, sì, vabbè, lui dice sempre 18 metri o robe a caso, ma in realtà non sono così lontano. Che cavolo è questa roba? E mo? E dove cavolo è? Era sulla strada per... è questa strada qua, secondo me. Sì, infatti, c'ero quasi, c'ero tanto vicino. Signori, 3200 punti. Cioè, 3200, scusatemi. Voglio assolutamente sapere voi quanto avete fatto in questa modalità. La modalità notte, perché veramente è una modalità assurda. Io vi consiglio di nuovo questo sito, Where in Fortnite, per testare le vostre abilità sul gioco. E veramente ci sono di quei test impossibili. Impossibili.